Ciao a tutti e benvenuti nel mio secondo video che pubblico su YouTube. Sì, questo qua è solamente il secondo video che pubblico. Se ben vi ricordate, nel primo video ero molto casalinga, ragazza della porta accanto, perché abbiamo fatto il cambio dell'armadio. In questo video mi sono voluta dare un tono, anche perché parlerò un po' di me, mi andrò a presentare, vi spiegherò cosa ho fatto nella mia vita fino adesso e cosa voglio fare in futuro. Quindi, io sono di Trieste, vivo a Milano da circa 20 anni, dove lavoro come modella. Ho lavorato da quando mi sono trasferita e lavoro tuttora. È iniziato tutto quanto quando avevo circa 17-18 anni, che ho vinto un concorso per l'Elite, un'agenzia molto famosa di moda, che mi ha permesso di fare il mio primo book, eccolo qua, che poi andremo a sfogliare insieme e vedremo qualche foto di quando ero più giovane. Poi mi sono trasferita a Milano e ho intrapreso questa strada. Ho lavorato per lo più in Italia, anche in Grecia, a New York, ma ho sempre preferito l'Italia. Detto ciò, mi sento proprio di poter dare parecchi consigli, perché credo di conoscere parecchi trucchetti del mestiere che adesso sono stati dimenticati. Che adesso è tutto più facile, naturalmente, con l'avvento dei social media, delle fotocamere digitali, e insomma chiunque può venire bene in una foto, in un video, è molto 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 più facile. Mentre quando ho iniziato io, anche direi i primi 10 anni, ancora questa possibilità non c'era. Dovevi farti, insomma, doveva essere buona la prima, dovevi sapere come truccarti, il colore dei capelli giusto da avere, la posa da assumere durante un servizio fotografico, come metterti, il profilo migliore, capire proprio anche semplicemente quanto aprire l'occhio e quanto chiuderlo. Non so se vi ricordate, Naomi Campbell faceva tutte quelle foto con la palpebra a mezz'occhio, perché le dava quell'allure così di mistero, ed erano tutte piccole chicchette che si usavano, mentre adesso fai le foto, ne fai anche 10, ma puoi utilizzarle, puoi ritoccarle, puoi photoshopparle, cambiare l'esposizione, insomma in un modo o nell'altro vieni bene comunque. Invece allora si faceva la classica Polaroid, nella quale il fotografo controllava il trucco, le luci e se la scenografia, diciamo, era corretta, e poi si scattava. E una volta che si sviluppava il rullino, o il lavoro andava bene o era da buttare, e la modella pure sicuramente non veniva richiamata, a meno che non fosse stato errore del fotografo, che le luci erano completamente sbagliate. Ma se era lei che non si sapeva mettere, oppure il suo corpo non funzionava, o tutte queste cose, dovevi insomma sapere come venderti molto bene. E a fonte di ciò ho imparato tante tante cose e voglio condividerle con voi, ma di questo parleremo più avanti. Allora, il mio vero nome è Antonella, però tutti quanti mi conoscono come Ella. Questo da quando l'agenzia, quando ho iniziato a lavorare, mi ha suggerito di cambiare il mio nome perché è troppo italiano, e avevano ragione, perché tutti i clienti naturalmente preferivano prendere le modelle straniere che venivano qua in Italia, si fermavano magari 2 o 3 mesi e poi se ne andavano, mentre quelle italiane erano sempre qui, disponibili, e per avere più volti nuovi da sfruttare prendevano maggiormente quelle straniere. Così feci e iniziai a chiamarmi Ella, e ai casting, quando mi domandavano ma di dove sei, dicevo mezza tedesca, perché comunque noi a Trieste si studia insomma il tedesco, e sapevo anche come rispondere in caso. E quindi ho sfruttato poi questa cosa anche nelle amicizie, tutti i miei amici, conoscenti, e comunque mi chiamano Ella. Quando mi presento, piacere Antonella, ma morta lì. Poi anche se mi cercherete su Instagram o Facebook, mi troverete come Ella Bortoli. Perché ho deciso di intraprendere questa strada? Non sono mai stata amante dei social, né di Facebook né di Instagram, niente. Solamente Instagram, ultimamente, ho iniziato a curarlo un pochino di più e ho visto che funziona.
E mi piace molto condividere dei contenuti in cui credo, che penso possano scaturire curiosità, scegliere una foto giusta che esprima qualche emozione, mettere un pensiero giusto, cioè è un lavoro un po' più ricercato. E ho visto che lavorandoci, cioè dedicandoci un po' più di tempo, ero bravina, insomma. E ho detto, perché non provare la strada di YouTube? Perché penso che non sia ancora così tanto inflazionato. E se hai qualcosa da dire, qualcosa da voler condividere o anche per metterti in gioco, sia il canale più reale, dove proprio vedi una persona così com'è. Cioè, non puoi mentire, così sono. Nel senso che, sì, ok, puoi anche modificare un po' i video, però puoi essere un bravo attore, puoi avere la dizione perfetta, ma prima o dopo la tua vera indole viene fuori e la gente la capisce. Per cui la mia indole è quella proprio di mettere al vostro servizio, tra virgolette, tutto quello che ho imparato in questi anni e poterlo condividere con voi, dare suggerimenti, raccontare delle cose, ma anche condividere la mia vita. Perché penso sia interessante vedere come la vita di una modella che non ha più 20 ma neanche 30 anni no, perché non ho né 20 né 30 anni, ma non vi dirò quanti anni ho per adesso, e vedere insomma come la sua giornata, quali sono i suoi interessi, e il resto lo scopriremo insieme. Quindi, se volete, adesso vi mostro un po' di me, di come ho iniziato e da dove è partito tutto quanto. Eccolo il mio book dell'Elite Model Management. Questa è la foto, diciamo, all'inizio si metteva sempre un primo piano per presentarsi, e con questa mi avevano soprannominata la piccola Brigitte Bardot. Mi piace tantissimo questa foto, grazie al trucco e alla posizione, insomma, penso un po' di assomigliarle, in effetti. Poi questo è un servizio fotografico che ho fatto in Grecia, qui si mette la copertina con di fianco il redazionale che si trovava all'interno, Ginaica, molto famoso, corrisponde al nostro Vogue, diciamo, qui in Italia. Questo è un catalogo per Guy Mattiolo Underwear. Questo era il primo test, uno dei primi test che ho fatto. Come vedete, questi sono i miei riccioli naturali. I capelli erano molto 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 più lunghi, penso di non averli avuti mai così lunghi, se non insomma come adesso, come qui. E il fotografo in questo caso qui era maniaco, sì, ci aveva provato di brutto. Io avevo tipo 19 anni e lui 50, un essere viscidissimo. Campagna per occhiali, ero mora, poi vi spiegherò perché sono stata mora per un anno. Altre foto, qui avevo fatto lo styling by me, cioè vestito e accessori miei. Qui foto a Santo Domingo per Para, un altro primo piano, catalogo di gioielli. Questo, ragazzi, è una roba pazzesca. Ho fatto un calendario per la regione Puglia, grande 1 metro per 1 metro, purtroppo non ce l'ho qua, non posso mostrarvelo, ma ce l'ha a Trieste mia mamma, ma vi porterò con me la prima volta che vado a Trieste, ve lo mostrerò, fantastico. Qui ero piccolissima, una delle prime foto fatte. Qui altro servizio fotografico. Questo era un redazionale per Nouvelle Vague, occhiali, un brand storico, insomma. Questo un redazionale fatto ancora in Grecia con Luca, anni 60, questa qua sono io, foto per sposa. Questa è un'altra delle prime foto che ho fatto, mi piace tantissimo, la fotografa era bravissima, inglese, e questa penso possa essere una foto anche attuale, che rispecchia molto la moda un po', se vogliamo, anonima di adesso, molto street style. Questo uno dei primi servizi. Qui altre foto, questa fatta in una villa antica vicino a Padova, bellissimo. Foto di gioielli ancora, e via così. Questo per Elle, era per accessori casa. Ecco qui,
campagna Alitalia, Let's Fly Alitalia. Queste foto sono comparse su tutti gli autobus, i pullman a New York e i cartelloni. In questa campagna volevano una ragazza siciliana. Sì, insomma, bisognava interpretare questa siciliana. Hanno deciso di prendere una ragazza, cioè me, di Trieste, bionda, e hanno preferito prendere me e tingere i capelli piuttosto che prendere una mora. Il problema è che mi avevano detto che questi capelli sarebbero tornati del loro colore nel giro di 2 o 3 lavaggi. Invece io mi sono lavata come una pazza per 1 mese i capelli e sono rimasti neri per circa 1 anno. Questo è quanto. Ma era pagata molto molto bene e l'ho accettato. Poi, questo vi volevo far vedere. Questa è, vedete, quello di cui vi parlavo prima, le fotografie. Io mi portavo dietro la mia macchinetta fotografica e cercavo di farmi le foto nel backstage ogni volta che facevo una sfilata o roba del genere. Questo è il trucco peggiore che mi abbiano mai fatto in tutta la mia carriera di modella. È una cosa oscena, non so se mi spiego, una cosa tremenda, inguardabile, orrenda. Poi vabbè, qui altre tantissime sfilate, così. Questo ancora volevo farvi vedere, dove mi avevano fatto i capelli rossi. Questo però erano stati onesti ed era andato via subito al primo lavaggio. Qui altri look improponibili, perché negli anni in cui sfilo... Ah, qui Piazza di Spagna. Ragazzi, uno dei più bei vestiti che ho messo e una delle esperienze più eccitanti, tranne per il fatto che io avevo questa gonna, io non mi vedevo i piedi e dovevo scendere quelle scale. Non so se mi spiego. Ero anche agli inizi, quindi non è che ero proprio bravissima a camminare. Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta, non sono caduta. Questo qua merita, sempre quando ero mora, ho fatto madre, anzi Eva ho fatto, sì, Adamo ed Eva, per Diego Cortés, uscito poi anche su Donna Moderna Primavera Estate 2005. Io sono stata presa per questa sfilata e 2 secondi prima di uscire in passerella mi hanno buttato addosso questo pitone bianco. Vedete la mia faccia schifata? Sì, così ho fatto tutta la sfilata, contenti loro, contenti tutti. Qui ci sono altre sfilate del lookbook, anche qui ero mora, questo è guerriero. E poi abbiamo Masta e tanti altri, insomma. Io spero di avervi soddisfatto e di non essere stata troppo noiosa, ma ancora devo imparare come muovermi e come parlare. Quello non lo imparerò mai, perché questo accento non andrà mai via. Sono 20 anni che vivo a Milano, ho vissuto con persone abruzzesi, siciliane, calabresi, e ho solo che preso i loro accenti, ma il triestino non se n'è mai andato. Quindi, come vi ho già detto, qualsiasi suggerimento e anche critica, seppur costruttiva, la accetto, e ci vediamo con il prossimo video. A presto!